Milano, l'euro lima qualche posizione nei confronti del dollaro, dopo un inizio di 2018 con il botto, che lo ha visto salire verso quota 1,21 dollari e ritoccare così i massimi da circa 3 anni. La forza della ripresa europea e la prospettiva della fine degli acquisti della BCE, segnalata da alcuni membri dell'Eurotower, sono alla base di un movimento che dura ormai da un anno e ha recentemente accelerato. Nonostante la crescita USA non sia certo priva di vigore, mancano comunque segnali convincenti sull'inflazione. Oggi la valuta unica chiude a 1,2021 dollari, dagli 1,2059 dollari registrati ieri in chiusura, ma durante la giornata si era spinta a quota 1,2801. La crescita dell'euro contro il dollaro, nell'ultimo anno a strattino in basso RIC, bottom, i listini globali sono sempre orientati all'ottimismo, che si è visto stamane in Asia. In Europa, dove oggi entrano in vigore le regole della MiFID 2 sul mercato finanziario, Milano chiude in rialzo dello 0,27%, una giornata trascorsa a ondeggiare sopra e sotto la parità. Londra gira in rialzo dello 0,3%, mentre Parigi aggiunge lo 0,6% e Francoforte lo 0,8%. Wall Street tratta in positivo. Quando nel vecchio continente gli scambi si avviano al termine, il Dow Jones sale dello 0,2%, lo S&P 500 aggiunge lo 0,4% e il Nasdaq si mantiene euforico con una crescita dello 0,6%, dopo il più 1,1% della vigilia. Lo spread tra BTP e Bund tratta di nuovo sotto 160 punti e il rendimento del decennale italiano scende intorno al 2%. Bankitalia ha calcolato che il rendimento medio dei titoli pubblici italiani è in questo momento poco sopra un litro per cento. Un effetto positivo ereditato dalla politica ultra-espansiva della BCE, che però dall'avvio del 2018 ha ridimezzato il ritmo di acquisti mensili di titoli, anche di Stato, a quota 30 miliardi. Balzo del Bitcoin che, dopo aver inaugurato il 2018 all'insegna dei ribassi, sale di oltre il 13% a 15.017 dollari, secondo le rilevazioni di Coinbase. La moneta digitale beneficia dei rumor del Wall Street Journal, secondo cui Founders Fund, il fondo gestito da Peter Thiel, avrebbe acquistato Bitcoin per milioni di dollari. Per i listini dell'Est, questo scorcio di 2018 si conferma il miglior inizio anno dell'ultimo quinquennio. A spingere gli investitori, orfani di Tokyo ancora chiusa per festività, sono i titoli tecnologici e quelli delle materie prime. La stabilizzazione delle prospettive dell'economia cinese contribuisce al clima di fiducia sui mercati. Shanghai avanza dello 0,62%, Shenzhen dello 0,77%, Hong Kong dello 0,13% mentre Seoul ha chiuso in rialzo dello 0,27% e Sydney dello 0,15%. Mentre il petrolio si mantiene sopra gennaio 60 dollari al barile e l'euro sopra gli 1,20 sul dollaro. L'indice ISM manifatturiero, che monitora l'andamento del settore negli Stati Uniti, è salito a dicembre a 59,7 punti, da 58,2 di novembre, e controstime per un dato stabile. L'attività aziendale nell'area di New York ha invece rallentato il passo in dicembre, dopo l'aumento di novembre. Il relativo indice ISM, che misura la performance dell'attività aziendale, è calato il mese scorso a 56,3 punti, dai 58,1 punti di novembre. In crescita dello 0,7% le richieste di mutui.